l'unica cosa che non mi piace è tutta la gente che arrivano di lì che pestano le piantine che hanno messo. E io vorrei dire a Bucci di mettere le telecamere, o se no di mettere una persona che controlli, perché abbiamo. Lui le chiama i cinghiali, ma altro che cinghiali qui c'è. No, no, davvero, eh. Ci vuole o una persona in borghese che faccia multe, perché sono le mamme, l'altro hanno strappato, laggiù strappavano i fiori. Io ho sgridato sti figli, che le mamme mi hanno detto di tutto. C'è chi approfitta della cattiva educazione e fa quello che vuole. Tutto qui, anche il muro visto sul lato mare che hanno fatto, non perché io sia di un'estrazione o dell'altra, ma rosso, tutto rosso-blu, che c'erano invece quelle decorazioni con i delfini, tutto a tema acquatico, eccetera, che era bellissimo, non fosse altro perché l'hanno coperto tutto. Un po' di vandalismo proprio gratuito, senza un briciolo di coscienza. Come si vive a Quinto? Benissimo. Benissimo? Sì. Nessun problema? No, nessun problema. Abitiamo in una bella zona, c'è il mare, c'è tutto a posto. E tutte le sere, venerdì, sabato e domenica, siamo messi male qua. Atti di vandalismo, assolutamente. Tanti? Abbastanza. Soprattutto purtroppo. In questa zona? Sì, stazione e giardino. Benissimo, ma noi siamo di Bogliasco. Vabbè, sempre. Cioè, io sono di Quinto, ma adesso trasferita a Bogliasco, sono una bogliaschina. Nessun problema comunque nella zona, Quinto, Bogliasco, Nervi? No, direi proprio di no. La gente che vive qua si lamentano perché tutti i giorni e tutte le sere ci sono veramente delle situazioni invivibili. Carabinieri, polizia, tutte le sere. Noi non la viviamo questa realtà, ma so perfettamente. In realtà abbastanza bene, è poco per giovani, ma in generale la Liguria è abbastanza, ha un'età media molto alta. Però io in realtà mi sono sempre trovata bene, anche perché è vicino a tutto, cioè ho qua il treno, gli autobus, quindi raggiungo il centro abbastanza facilmente. Qualche problema, perché ci sono tanti ragazzi che vanno giù sulla spiaggia, mangiano, bevono e poi magari qualcheduno non si controlla proprio bene. Cioè, come quartiere è un bel quartiere, questi problemi qua, di questa qua che chiamano Movida, qualche problema lo dà. Tutti i posti fa parte di una grande città, quindi insomma qualche problema c'è, insomma, effettivamente manca un po', benché dicano che nel Levante sia tutto perfetto, un po' di pulizia, un po' di manutenzione, anche un pochino magari di sicurezza in certi posti, però nell'insieme insomma ci godiamo questa meraviglia. ZTL come sta andando? Secondo me, io sono della parte esterna di Nervi, quindi non sono più di tanto toccata, però sento che insomma non sono molto contenti. I suoi concittadini, quindi? Esatto. Sì. Lamentano? Si lamentano, sì. Sì, perché crea un tappo sopra in via Donato Somma, quindi insomma parecchie difficoltà anche per le persone magari più anziane che prendevano il 15, avevano le varie soste, diventa tutto un pochino più complicato. E credo anche, insomma, quello che sento, anche i commercianti, che forse potevano essere quelli più interessati, dicono che comunque c'è stato un calo. Ora non so se è provvisorio per il fatto di un po' di assestamento oppure no, però sembrerebbe che. Benissimo. Si lavora anche bene. Si lavora anche bene, sembra di essere in vacanza. A parte la strada, che devono rimettercela come era prima, ma non ce la metteranno mai. ZTL, via Oberdan. Secondo me ci vuole un po' di tempo, ma la trovo un'idea speciale, sì. Stanno andando avanti con questa idea, secondo me bisogna un po' di tempo per dare alla gente il tempo di abituarsi, di venire qui, di riscoprire un attimino Nervi come era anche negli anni 80, secondo me, perché è una perla. No, è da rimettere come prima.